Buon pomeriggio a voi. Allora, francamente, inaccettabile la posizione assunta, nell'immediato, si può dire, da parte del ministro della Difesa Crosetto nei confronti del generale, Vannacci. Credo che ormai, una buona parte di voi avranno appreso di questo suo libro che era uscito, Il mondo al contrario, da parte del generale, dove immediatamente soprattutto la forte lobby degli omosessuali è insorta, insieme ovviamente ai loro amici di sinistra. E Crosetto si è adeguato senza neanche, secondo me, perché non credo, non ha avuto neanche il tempo, entrare davvero nel merito della questione, ma soprattutto probabilmente, e non mi risulta se mi sbaglio, poi magari ovviamente vi darò ragguaglio su questo, senza aver prima parlato ed essersi confrontato con il generale Vannacci. Senza aver capito fino in fondo le ragioni e quello che era il messaggio del generale Vannacci. Allora, per quelli che non hanno avuto modo di approfondire la questione, vi dico semplicemente, cercando di riassumere, che in questo libro, tra l'altro il più venduto su Amazon al momento, il generale parla di questo mondo al contrario, del quale io stesso spesso ve ne ho parlato. Ma quante volte abbiamo parlato di minoranze che vogliono ormai imporre alle maggioranze il proprio modo di vedere, il proprio modo di essere, proprio parlando degli omosessuali, no? Abbiamo parlato degli omosessuali quanto sono potenti, in particolare negli Stati Uniti, dove ormai nelle grandi aziende la fanno assolutamente da padrone. Ma la stessa cosa, guardate, che sta succedendo in Italia. E questo è il mondo al contrario, no? Che vuole sottolineare il generale. E quando lui dice che quelli non normali, ed è ovvio, molto tra virgolette, sono loro. Ma scusate, ma dice una cosa talmente ovvia rispetto a quello che è la natura, a meno che adesso gli omosessuali e i loro amici di sinistra vogliono farci intendere che Dio, o per chi non crede in Dio, che la natura ha previsto che due uomini facciano sesso assieme. Vengo proprio brutalmente al dunque della questione. Io credo che invece non sia assolutamente così, che non è questo previsto dalla natura, anche nel mondo animale, e quindi neppure da Dio per chi è credente. E quindi si può dire, non è un'offesa che quelli non normali, ripeto, tra virgolette, perché poi bisognerebbe stabilire tante cose, sono gli omosessuali. Non vedo in che modo lui li abbia offesi, no? Avrebbe potuto usare magari un altro termine. E la stessa cosa riguarda tantissimi altri aspetti della nostra vita. In Italia arrivano i migranti che hanno molti, molti, molti più diritti degli italiani che se la passano male, che stanno male. Ma guardate solo, ad esempio, per quanto riguarda le case. Gli immigranti si possono permettere di occupare una casa in virtù del fatto che loro sono poveri, non ce l'hanno, e chiedete ai proprietari di quella casa come è difficile recuperare il proprio bene. Quando in altri paesi in 24 ore chi ha occupato una casa viene preso per l'orecchio e buttato fuori e la casa viene restituita al legittimo proprietario. Cosa che incredibilmente in Italia non avviene, e quindi certo che è un mondo al contrario. E quelli che per la natura non possono avere figli, ma li pretendono poi in tutte le maniere, facendo qualsiasi cosa, chi se ne frega se lecita, meno lecita, se da un punto di vista morale accettabile o non accettabile. Vogliono soddisfare una propria esigenza di avere a tutti i costi un figlio e allora chi se ne frega, magari se si calpestano anche altri diritti, altre donne e così via. E poi mi sono segnato, ad esempio, anche per quanto riguarda la spesa stessa, a parte gli alloggi dei migranti, è prevista una somma
che viene data ai migranti che arrivano in Italia, cosa che non succede invece agli italiani che magari sono in condizioni anche peggiori. E noi cosa facciamo? Cosa fa Crosetto? Praticamente accusa e subito si scaglia contro il generale Vannacci, che semplicemente ha detto delle sacrosante verità. Delle sacrosante verità. Questo ormai è un mondo al contrario, dove delle minoranze, e quella più grande di tutti è quella degli omosessuali, diventano talmente potenti che riescono ad occupare le posizioni migliori, ad avere maggiori vantaggi rispetto agli eterosessuali e così via. Ecco, questo è un qualcosa che ha voluto mettere in evidenza il generale Vannacci, con il quale io sono totalmente d'accordo. E quello, in conclusione, lo voglio dire, che se ne dovrebbe andare, dovrebbe vergognarsi, è il ministro della difesa Crosetto, che francamente ha fatto un'uscita che è inaccettabile, specialmente senza aver, secondo me, è quello che si evince, approfondito la questione ed aver aspettato un attimino prima di allinearsi immediatamente alla sinistra italiana. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.